Quarto appuntamento stagionale della Champion Kart 2015 va in scena sul tracciato di Jesolo, con i protagonisti della categoria Academy pronti a darsi battaglia. Sui 1045 metri del tracciato veneto, a presentarsi in testa alla classifica della categoria Academy è il pilota del team driver Federico Sandre, che dall'alto dei suoi 111 punti precede il lituano Kaspas Vaskelis a quota 86 e Nicolò Genisi con 66. Le qualifiche vedono svettare Luigi Zarpellon, che riesce a precedere nell'ordine Sandre, il fratello Giovanni e Kaspas Vaskelis. Al via di gara 1 Luigi Zarpellon mantiene il comando delle operazioni, mentre il gemello Luigi è bravo a infilare Sandre guadagnando la seconda posizione. Buona partenza anche per Francesco Cunsolo, che sale in quarta piazza, mentre a Genisi viene inflitta una penalità di 10 secondi per un'infrazione durante la procedura di partenza. Cunsolo prosegue il suo ottimo inizio di gara, riuscendo a salire in seconda posizione, con il duello alle sue spalle tra Vaskelis e Giovanni Zarpellon che si risolve con una collisione tra i due piloti. Con Cunsolo che rimane attardato in seguito ad un contatto con Genisi, ad approfittarne Federico Sandre, il quale si lancia all'inseguimento del leader della gara Luigi Zarpellon, fino a superarlo con una bella manovra alla prima staccata nel corso dell'ottavo giro. Il pilota del team driver riesce subito a costruire un buon margine di vantaggio nei confronti del rivale, con quest'ultimo che precede il gemello Giovanni impegnato a tenere a bada il lituano Vaskelis. Il finale è un assolo di Sandre, che taglia il traguardo con un vantaggio di oltre 4 secondi su Luigi Zarpellon. Terzo posto per Giovanni Zarpellon, il quale regola Vaskelis e Vanzetto, quindi più staccati Nicolas Dimitriou, Varini e Binaghi. 18 giri in programma per la seconda manche della categoria Academy, con il poleman Sandre che scatta alla perfezione mantenendo la testa, mentre subito alla curva 1 si verifica una carambola che coinvolge diversi piloti, tra cui il numero 13 di Amicis e il numero 77 Rosso. Sandre conduce il gruppo, precedendo i fratelli Zarpellon, quindi Vanzetto, Varini e Cunsolo. I sorpassi però non mancano, con Vanzetto che scavalca Giovanni Zarpellon per la terza piazza, mentre Cunsolo ha la meglio su Varini, salendo in quinta posizione. Davanti si forma un quartetto che vede Sandre precedere Luigi Zarpellon, con Vanzetto e Giovanni Zarpellon impegnati a scambiarsi più volte le posizioni. Giunti a metà gara, Sandre mantiene un gap di 6 decimi nei confronti di Luigi Zarpellon, mentre a centrogruppo Nicolò Genisi attacca e supera Dimitriou. Al 13° passaggio, Luigi Zarpellon cede la posizione al fratello Giovanni, mentre da dietro si rifanno minacciosi Vaskelis e Vanzetto. A due giri della conclusione il pilota lituano tenta l'attacco nei confronti di Luigi Zarpellon, ma finisce per centrarlo, danneggiandogli la parte posteriore del kart. Federico Sandre coglie così il suo secondo successo di giornata, rafforzando la propria leadership in classifica e precedendo nell'ordine Giovanni Zarpellon, Luca Vanzetto, Kaspas Vaskelis, Nicolas Dimitriou e Luigi Zarpellon. A seguire Varini, Genisi, Cunsolo, Viceconte, Torreggiani, Di Filippo, Bertoni, Di Amicis e Rosso. Insomma, allora, non è partita bene, però alla fine sono riuscito ad arrivare davanti. Sì, cioè, mi è andata anche abbastanza di fortuna, comunque sono felice, sì. Ah, no. Io ho dato tutto per tutto e mi è andata anche bene, che insomma, sono arrivato terzo. È andata benissimo la gara. All'inizio stavo perdendo, dopo ho recuperato. E mi dispiace per Luigi, che è stato buttato fuori ed è arrivato settimo e poteva arrivare terzo. Che mi dispiace.
Ciao e ringrazio la mia famiglia e i sponsor. Federico Sandre, categoria Academy, primo classificato, un altro successo per te, davvero non vuoi fermarti più? No, beh, certo, e sono molto contento, abbiamo sempre lavorato bene sin dal sabato, sono sempre stato veloce in qualifica e ho fatto secondo per pochissimo veramente e in gara 1 c'era il telaio che andava benissimo e sono riuscito a vincere con un grande distacco. E in gara 2 invece cioè diciamo che ho fatto più difficoltà, infatti c'erano tutti gli avversari dietro di me che erano tutti attaccati e sono molto contento per questa vittoria e devo ringraziare tutto il team, tutti i meccanici che hanno lavorato bene e colgo l'occasione per dedicare questa vittoria a David che è il team manager. Oggi è il suo compleanno.